Fantastici giorni, dal 19 maggio al 26 giugno, in questo arco di tempo un'intera città si è accesa grazie alle incredibili gesta della sua squadra di basket. Più forte della lunga e interminabile lista di infortunati, la Grissimbona ha saputo far sognare tutta Reggio, arrivando ad un passo dall'agognato traguardo tricolore. Ma tutto è sfumato proprio lì, sotto lo striscione d'arrivo, una lunga serie di 7 partite decisa a scherzi del destino in appena una decina di secondi e con il grido del trionfo rimasto in gola a migliaia di reggiani. Rivivremo questa incredibile e, a detta di molti, irripetibile stagione di basket nello speciale in onda questa sera alle 20.45 su Telereggio e in replica mercoledì alle 15.30 e sabato alle 13.30, dall'esordio a Trento agli straordinari playoff, passando per l'amarezza delle eliminazioni in Eurocup e il meno 50 di Milano, fino alla crescita esponenziale culminata con la fantastica serie di finale scudetto contro Sassari. Una favola, appunto, questa volta senza lieto fine. Appuntamento dunque alle 20.45 su Telereggio. Il Tribunale di Reggio in sede civile ha condannato Autolinee dell'Emilia a risarcire un passeggero per un episodio avvenuto nel 2011. Lungo una delle tratte gestite dalla società, oggi in liquidazione, 4 anni fa,